Le letture di oggi sono percorse da un filo rosso che ci mette di fronte a una situazione forte. Abbiamo nella prima lettura la persecuzione di Geremia, abbiamo nella seconda lettura Paolo che ci parla della persecuzione di Gesù, abbiamo nel Vangelo Gesù che dice che non è venuto, di non essere venuto a portare la pace, ma la divisione, padri contro figli, suocere contro nuore e quant'altro. Allora, questo messaggio così forte, da un punto di vista spirituale, ci richiama l'idea che il Vangelo del Regno non è un Vangelo che ti lascia nella tua tranquilla e serena indolenza, ma ti scuote, ti chiede di fare delle scelte forti, delle scelte di vita, scelte che possono essere anche divisive, cioè che non necessariamente riceveranno il plauso di tutti. Ma oltre a questa lettura di tipo spirituale che possiamo cogliere nelle letture di oggi, c'è una considerazione di tipo pedagogico che riguarda il sapere, la conoscenza, i frutti dell'educazione, in quanto trasformativi. Cioè la persona durante il cammino educativo ha dei momenti, potremmo dire, di crescita più lineare, in cui semplicemente migliora, aggiusta, sistema quello che sa fare, le consapevolezze che si consolidano, crescono nella continuità, ma ci sono anche dei momenti di discontinuità. Cioè dei momenti in cui la persona è chiamata a farsi delle domande profonde, life deep learning si direbbe oggi, delle domande profonde su se stessa, sul proprio orientamento di vita, sui propri orientamenti esistenziali e su come il proprio sapere, il proprio saper fare stanno incidendo più o meno profondamente a livello del saper essere per costruire il nostro saper vivere insieme agli altri. Ecco che allora questi momenti, che sono momenti apicali, magari possono essere anche collegati ad esperienze particolari della vita, esperienze anche di separazione, di abbandono o di grandi cambiamenti, gioie, conquiste particolari, sono momenti particolarmente preziosi, momenti in cui da un lato la persona è chiamata a riflettere su se stessa, ma dall'altro lato anche chi accompagna il cammino di crescita delle persone, l'educatore, l'insegnante, è chiamato ad accompagnare un processo di tipo trasformativo, cioè un momento in cui la persona non deve essere lasciata tranquilla, ma bisogna lavorare sulla sua inquietudine perché questa inquietudine si trasformi in scelte, consapevolezze, opzioni che daranno eventualmente anche nuove direzioni, apriranno nuove prospettive, apriranno nuovi orizzonti esistenziali. Su questo l'educatore, l'insegnante, deve farsi trovare pronto ed essere lì con questo tipo di atteggiamento, con questa postura pedagogica.